Ciao ragazzi, bentornati. Quarto capitolo di questo nostro viaggio nella storia della Prima Guerra Mondiale. Prima di partire, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, se non siete ancora iscritti, e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Al momento dell'entrata in guerra, è opinione diffusa in Italia che una rapida campagna militare basterà per avere ragione del nemico. Nulla di più sbagliato. La realtà è ben diversa. Sul confine orientale, le forze austro-ungariche, inferiori in numero, arretrano di qualche chilometro, assestandosi su posizioni difensive lungo il corso dell'Isonzo e sulle alture del Carso. Contro queste linee le truppe comandate dal generale Luigi Cadorna sferrano durante il 1915 quattro offensive, le prime quattro battaglie dell'Isonzo, senza cogliere peraltro alcun successo. E alla fine dell'anno, dopo aver perso tra morti e feriti oltre 250.000 uomini, l'esercito italiano si trova nelle stesse posizioni sulle quali si era schierato a giugno. E una situazione analoga si crea su scala ancora più ampia sul fronte francese. Anche qui gli schieramenti rimangono pressoché immobili per tutto il 1915, con centinaia di migliaia di soldati sacrificati a causa di una concezione ottocentesca delle battaglie. All'inizio dell'anno successivo i tedeschi riprendono l'iniziativa sul fronte occidentale, sferrando nel febbraio del 1916 un attacco alle posizioni francesi a Verdun. Lo scopo di questa azione militare non è tanto la conquista di un obiettivo, quanto il dissanguamento delle forze nemiche. La battaglia dura ben 4 mesi ed è condotta dai tedeschi con uno spiegamento senza precedenti dell'artiglieria. Tuttavia questa battaglia risulta troppo costosa anche per gli attaccanti, che alla fine avranno perdite di poco inferiori a quelle degli avversari. Un massacro inutile. I francesi riescono a resistere fino alla fine di giugno, quando gli inglesi organizzano una controffensiva sulla Somme, che diventa ben presto una nuova battaglia di logoramento. Questa è forse una delle carneficine più tremende alle quali l'umanità abbia mai assistito. Più di 600.000 uomini muoiono tra i due schieramenti tra febbraio e giugno nella battaglia di Verdun, e quasi 1 milione sulla Somme nei mesi successivi, anche se qui i dati spesso sono contrastanti. Quello che è certo è questo terribile massacro e spreco di vite umane, per niente. Nel giugno 1916, mentre si esaurisce l'attacco tedesco a Verdun, l'esercito austriaco passa l'attacco sul fronte italiano e cerca di penetrare dal Trentino nella pianura veneta e di spezzare così in due lo schieramento nemico. E gli italiani sono colti di sorpresa da questa offensiva, che prende il nome di Strafe Expedition, ovvero spedizione punitiva contro l'antico alleato ritenuto colpevole di tradimento. Ma nonostante la sorpresa, gli italiani riescono faticosamente a resistere e ad arrestare l'offensiva austriaca sull'altopiano di Asiago, e riescono addirittura a contrattaccare. Tra l'altro, durante questa azione cade prigioniero degli austriaci Cesare Battisti, che viene condannato a morte per alto tradimento. Alla fine l'Italia non subisce alcuna perdita territoriale, ma il contraccolpo psicologico all'interno del paese è fortissimo. Il governo Salandra è costretto alle dimissioni e viene sostituito da un ministero di coalizione nazionale, comprendente cioè tutte le forze politiche, esclusi i socialisti. Ministero presieduto da Paolo Boselli. Questo cambio al governo, tuttavia, non comporta alcun cambio nella conduzione della guerra. Nel corso dell'anno vengono combattute altre 5 battaglie dell'Isonzo, anche queste senza alcun risultato, se si esclude un risultato più morale che strategico, ovvero la presa di Gorizia. Praticamente tra 1915 e 1916 i soli successi militari di qualche importanza sono conseguiti dagli imperi centrali. Nell'estate del 1915 infatti una grande controffensiva tedesca costringe i russi ad abbandonare buona parte della Polonia. In autunno poi gli austriaci attaccano la Serbia, che viene invasa e di fatto cancellata dal novero dei contendenti. E nel frattempo fallisce il tentativo inglese e francese di alleggerire la pressione nemica sull'alleato russo portando la guerra in Turchia. Tra la primavera e l'estate del 1915 una spedizione navale guidata dall'Inghilterra attacca lo stretto dei Dardanelli, riuscendo a far sbarcare un contingente sulle coste turche. Ma la reazione dell'esercito ottomano è immediata e l'attacco si risolve in un fallimento, peraltro estremamente sanguinoso. Nel giugno del 1916 sono i russi a lanciare un'offensiva contro gli austriaci, impegnati in quel momento sul fronte italiano. I loro iniziali successi convincono la Romania a entrare in guerra a fianco dell'intesa, ma in ottobre gli austro-tedeschi contrattaccano e la Romania fa la stessa fine della Serbia.
Tuttavia, questo risultato non è sufficiente a riequilibrare la situazione a favore degli imperi centrali, che restano ancora inferiori all'intesa, sia per risorse economiche, sia naturalmente per potenziale umano, subendo peraltro le conseguenze del blocco navale imposto dagli inglesi nel Mare del Nord. Nel maggio del 1916 la flotta tedesca tenta un attacco invano a quella inglese, nei pressi della penisola dello Jutland. Le perdite subite nella battaglia convincono i comandanti tedeschi a ritirare le navi nei porti, rinunciando definitivamente allo scontro in campo aperto. Bene ragazzi, questo quarto capitolo si conclude qui, spero che sia stato interessante. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. A me non resta altro che ringraziarvi della visione e darvi appuntamento al prossimo capitolo. Ciao a tutti!